giorno è sabato mattina ed è la mezza. Io sto tornando a casa dal mercato, in cui sono contentissima perché ho fatto degli affaroni stamattina e magari poi ve li faccio vedere se ho tempo, se ho 2 minuti. Non ho vloggato prima perché non avevo intenzione oggi in realtà di vloggare. Poi, parlando con mia zia, mi è venuto in mente che in effetti poteva essere una cosa interessante vloggare oggi pomeriggio, perché andremo alla Fiera degli Sposi a Pesaro e quindi ho pensato che potesse essere una cosa interessante. Tra l'altro lei proprio mi ha fatto esplicita richiesta di foto, filmati di ciò che vedevo, quindi colgo la palla al balzo per fare anche un vlog. Niente, adesso sto andando a casa, quindi probabilmente sono riuscita a fare qualche clip prima di venire via dal mercato, però niente di che, insomma, ho deciso di vloggare all'ultimo. Questo è il mio bottino di stamattina, sono queste 4 maglie che ho pagato in totale 5 euro. Io chiama. Liu! Dai, entra! Vediamo se trovo il punto. Facciamo il centro tavola così? Ma questi sono autunnali. Infatti a me piacevano un sacco autunnali.
siamo usciti e abbiamo visto tantissime cose, soprattutto ci siamo riusciti a finalmente a documentare per i fotografi, quindi siamo abbastanza contenti. Mi sto vergognando tantissimo perché sta arrivando gente. Allora, di sicuro ci hanno riempito di roba. Cosa dici, Luca? Sì. Adesso faccio vedere. Allora, ho intanto due cataloghi per gli abiti da sposa, anche belli consistenti. E anche Luca ne aveva uno da sposo, vero? Sì, da qualche parte. Perché c'è tutta quella roba. Qui. Ecco. Poi, tutta questa roba, tutti i biglietti da visita, faccio fatica a farli vedere, ci hanno dato anche dei confetti, ci hanno riempito di cose, biglietti da visita. E sì, ci siamo soprattutto documentati su musica e fotografi più che altro, anche perché qui, essendo fuori mano, non potevamo più che altro tanto informarci sui ristoranti e quant'altro, anche perché abbiamo praticamente già scelto, quindi non ci interessava neanche più di tanto i ristoranti. Allora, quindi abbiamo fatto uno spuntino lì alle Befane, ci siamo fermati qualche minuto e quindi te l'ho fatto di nuovo. Stiamo sindacando sul fatto che io allungo certe volte l'ultima lettera di una parola per riuscire a pensare, per aver tempo di pensare a quello che devo dire dopo. Vabbè, comunque, adesso torniamo a casa e stasera dovremo uscire con i nostri amici. Adesso vedo se riesco a filmare qualcosa oppure no. Ora aspettiamo i nostri amici. C'è una ragazza che dovrebbe venire direttamente qui e gli altri li recuperiamo per strada. Andiamo adesso.